Sono un apparecchio 3D per la radiografia digitale, uno scanner intraorale che serve per aiutare, diciamo, le persone che non riescono con le impronte tradizionali, e un apparecchio per i disturbi di masticazione che serve a studiare la masticazione, che si chiama kinesiografo. Che aiuta moltissimo nella diagnosi di problemi disfunzionali. E poi, come in altri studi, facciamo tanta protesi, abbiamo specialisti in ortodonzia, in chirurgia massilofacciale e un parodontologo all'occorrenza per problemi di altra natura, difficilmente risolvibili in altri modi. Questo è un laser di nuova generazione, doppia frequenza, in cui abbiamo la possibilità, oltre al tradizionale taglio che si può fare con il laser, disinfezione delle tasche parodontali, sistemazione degli impianti, questo laser permette anche la biostimolazione, cioè tutta una serie di funzioni che permettono di aiutare il nostro organismo a guarire. Ad esempio, quando, diciamo, la terapia antalgica, quando qualcuno ha male all'articolazione, male ai denti, si può mettere questo programma, andare, diciamo, ad accendere il laser, e questo laser emette sul rosso, un laser freddo praticamente, con l'emissione del raggio c'è in pratica la remissione del dolore. Altre cose che facciamo nel nostro studio sono un'analisi da un certo punto di vista tridimensionale della masticazione attraverso un'elettromiografia di base, un esempio che abbiamo nel monitor, e altre analisi le facciamo attraverso la visione della masticazione con una maschera e un magnete, e serve per capire se la masticazione può avere influenze con la postura e viceversa.